Buongiorno ragazzi, siamo giunti all'ultimo giorno di questa settimana impegnativa a Cipper TV. Sono Girelli Giuseppe, West Union CrossFit. Oggi è venerdì 27 luglio. Oggi affronteremo il Dian. Il Dian è un Benchmark Girl World, è uno dei Benchmark Girl più famosi al mondo. Come tutti i Benchmark Girl incutono timore e rispetto, in quanto sono famosi per essere di veloce esecuzione, ma alquanto duri alla fine dell'esecuzione stessa. In questo caso è così composto, è un couplet, quindi è composto da un movimento di pesistica alternato a un movimento di ginnastica. Il movimento di pesistica è composto dal deadlift, il movimento di ginnastica è composto dal handstand push-up. Come sarà effettuato in questo caso per gli advance? Sarà ancora più difficile performarlo, in quanto sarà così composto da 21, 18, 15, 12, 9 rep di deadlift alternati alle stesse ripetizioni di handstand push-up. Per gli intermedi sarà il classico Dian svolto in maniera originale, quindi il nostro classico 21-15-9 deadlift and push-up. Per i beginner sarà sempre un 21-15-9 di deadlift, però dumbbell strict press. Cosa faremo? Faremo una fase di warm-up per scaldare il core, per attivare i battiti e quindi faremo un mini chipper per prepararci a partire. Il mini chipper sarà in easy pace, quindi tranquilli, dove andremo a fare 100 single under, 20 yoga VWAP, 80 single under, 15 dumbbell deadlift, 60 single under, 10 dumbbell press, 40 single under, 5 strict handstand push-up al box, coi piedi sul box. Una volta effettuato questo warm-up, saremo pronti a scaldare il peso sul deadlift, che sarà di 100 kg per gli advance e per gli intermedi per l'uomo, di 70 kg per la donna e di 80 kg per i beginner e 50 kg per le beginner donne. Una cosa, partite con una strategia che abbia un senso. Se già sapete che non avete tutte le rep unbroken, non partite con un primo set allo sfinimento per dopo restare fermi mezz'ora a guardare il muro. Il vostro problema sarà sicuramente sugli handstand push-up. Una buona strategia, la classica strategia del 21-15-9, è dividere i set per 3. Questo è stato l'ultimo giorno. Spero che la settimana vi sia piaciuta, che abbiate lavorato in maniera perfetta e vi siate soprattutto divertiti, che è la base che è il nostro obiettivo, farvi divertire faticando. Siamo la West Union CrossFit, vi aspettiamo sul canale di Cipper TV e viva il CrossFit!